Bello a tutti, raga, da GavGamer74, ragazzuoli, siamo su PES 2019, modalità My Club, aggiornamento del giovedì 17 gennaio 2019. Ragazzuoli, oggi andiamo con un video su quelli che saranno gli aggiornamenti. Non ho possibilità di fare live perché mi tocca rientrare a lavorare. Ragazzuoli, entriamo subito in My Club, non perdiamoci in chiacchiere, eventualmente guardiamo anche un discorso fatto nelle live precedenti per quello che riguarda gli allenatori. Vedremo la situazione. My Club, l'aggiornamento della PES League settimanale, probabilmente ci sarà una retrocessione, non so a che divisione, perché nelle ultime 3 settimane proprio ho fatto delle Grand Coupe con gli amici e non ho per niente giocato nelle classificate. Vediamo un po' quello che sarà il risultato. Ora entriamo, non sono stato a guardare i giocatori, né i player of the week, né quelli in risalto, né le forme fisiche. Entreremo subito nella PES League settimanale. Allora, ho ricevuto 11.000 GP che non fanno schifio, però mi sembra di aver fatto una partita soltanto, che è quella della Coppa per vincere il giocatore. Ok, sarò di nuovo nella settima divisione, come ho detto, ho giocato zero nelle scorse settimane e niente, ragazzuoli. Io direi che possiamo entrare dentro al My Club. A fra poco, via con la sigla. Eccoci qui, ragazzuoli, dentro al My Club. Andiamo subito velocemente a riscuotere quelli che sono gli ultimi 25.000 GP e la Legend Edition Bonus, che è il Premium Agent, e il coupon di rinnovo del contratto. Ok, riscuotiamo questi tre oggetti. Anche qui non ho avuto il tempo, chiaramente il lavoro mi porta via tantissimo, di vedere quante settimane mancano. Ve lo porterò il prossimo giovedì, spero di arrivarci coi tempi o andremo avanti così, insomma. Vabbè, ragazzuoli, cerchiamo sempre di portare contenuti anche col poco tempo che abbiamo a disposizione. Andiamo sugli allenatori in primis, vediamo se c'è qualche allenatore interessante o perlomeno che ho già in rosa. Per il momento non vedo nessun allenatore che ho già nella mia rosa. Direi che Vieira, no, non ce l'ho. Non riesco a farvi vedere l'acquisizione, diciamo, di un allenatore preso da Assumi Nuovi Allenatori, comprandolo con le abilità gestionali uguali, diciamo, un allenatore uguale con le stesse abilità gestionali che ho già io in rosa. Una volta acquisito, non farebbe altro che trasferirle in quello che andrei a prendere. Non riesco a farlo perché non ho un allenatore qui nella lista che sia uguale a uno di quelli che già possiedo. Solo così potete vedere che, prendendolo con le abilità gestionali, per dire a 5,65 nel caso di Emery, se io l'avessi avuto nel mio My Club a 7,50, me l'avrebbe preso e portato nel mio club con un modulo diverso, ma con le stesse abilità gestionali. Purtroppo l'allenatore non ce l'ho, non c'è nel menu. C'è un interessante Simeone che valuterò se prenderlo o meno, perché è un 4-4-2 molto molto lineare, interessante. Va bene, va bene. Andiamo a vedere quelle che sono velocemente le partite di oggi. E abbiamo Never Day, perciò probabilmente tutti i giorni contro Com. Ah, sempre la solita menata. Cambiamo rosa che facciamo prima. Andiamo a prendere la full bronzo, che sono sicuro che i contratti ce le hanno, a parte Ronaldo. Mettiamo uno a caso, mettiamo Maradonito, andiamo a vedere di nuovo la coppa. Ok, entriamo in sfide di oggi, Coppa Challenge contro Com. E qui troviamo la sfida
che presumo sia una partita secca, no, vinci tutte e tre le partite, difficoltà probabilmente professionista, 2 stelle, per vincere una silver più livello 1 o superiore. Vabbè, un po' lungotta, farci tutte e tre le partite per una silver più livello 1. Mentre troviamo un'altra Challenge Cup Everyday, probabilmente tutti i giorni, con la possibilità di vincere o preparatori o allenatori, partita singola, già qui molto meglio, molto più veloce. Andiamo in quelle online e troviamo una gold più livello 1 e sicuramente ci sarà da vincere tutte e tre le partite. Dettagli della competizione: vinci tutte e tre le partite per una gold più livello 1 o superiore. Ma qui partiamo solo dai livelli oro. Va bene, queste notifiche un po' hanno stracciato, ok, ce le teniamo, vedremo come eliminarle. Boh, ragazzuoli, siamo giunti anche per questo giovedì a quello che tutti aspettate, ovvero il giretto su i Player of the Week, e andiamo subito a farli, ci gireremo come al solito il Premium Agent, ancora una volta. E poi andremo a vedere nelle caratteristiche tutti quelli che sono i Player of the Week e gli altri giocatori, Benfica, Sporting e Porto. Ok, andiamo a girarci subito il nostro Premium Agent. Vediamo dove va a finire il mondo Konami. Turchia, palla argento sicuro, se è un oro è un regalo. È argento del Galatasaray, è Fernando. Beh, un ottimo allenatore, un ottimo mediano che mi farà da allenatore. Notate la maglia del gruppo, ok, la maglia della mitica Longobarda. Benissimo, ragazzuoli, assieme a Fernando troviamo me e Dopare B.me. Vabbè. Futuri allenatori. Ok, procediamo subito. Aumento di abilità gestionali, che ne ho rimaste poche, non fanno schifo. E andiamo a osservarci tutti quelli che sono i club selection. Ovvero, partirei dal Porto, guardando il profilo. E qui troviamo Casillas, che già ce l'ho IF. Alex Telles, Marega, Felipe, Pereira. Eder Militao, che è un difensore centrale che è nell'occhio del mirino del Real Madrid, perciò una pescata direi abbastanza interessante questo Eder Militao. Poi qui c'è un 100% palla nera, direi che qui tre giri li possiamo fare, ragazzuoli. Poi abbiamo Oliver Torres, trequartista, che mi ricordo palla argento, non male, però sicuramente non sarà una delle mie scelte. Troviamo Ottavio, con tanti livelli di crescita, anche Eder Militao se non sbaglio, 38 livelli di crescita, non so se c'è già nel DB, però può essere una potenziale crescita questo Eder Militao. Poi troviamo Felipe, che non è per niente male, un signor Marega, che non mi dispiacerebbe, l'ho usato palla argento ed è molto forte. Alex Telles su tutti, ragazzi, tra l'altro è forma fisica B come Eder Militao, e una lettera A che è Felipe, Casillas lettera B, e quest'anno spesso e volentieri me lo sto trovando lettera B, perciò veramente il Porto lo andremo a girare, migliorati, potenziati. Un'altra cosa che vorrei far notare è, per chi non ci avesse fatto caso, questi club selection hanno già girato una volta su PES, ovvero sono già stati messi, però i giocatori non erano quelli che troviamo oggi a disposizione. Esempio, un Marega non ce l'abbiamo, cioè ce l'abbiamo oggi ma non ce l'avevamo l'altra volta. Queste notifiche hanno veramente stancato, adesso vedrò di togliere. L'altra volta c'era Boubacar, molto interessante anche lui come giocatore, Marega altrettanto, uguale
come andremo a vedere adesso, nel Benfica. Nel Benfica, nell'elenco bersagli, troviamo Jonas, seconda punta, tanto 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 interessante, con un forma fisica 7, lettera C. Troviamo un Salvio che io già possiedo, perché, come dico, come ho detto prima, questo pool è già uscito, questo pool, questo club selection è già uscito, ma con giocatori diversi. Troviamo anche Vlaco Dimos, che non c'era, un ottimo portiere con 21 livelli di crescita, tedesco, tanta roba, un Jardel, giocatore, sì, qualcheduno c'era anche nella volta precedente, ma esempio, mediano Fesia non c'era, è stato aggiunto, tanta roba anche lui, eventualmente tre colpetti li farei anche qui, perché Jonas è veramente tanta tanta roba, era forte palla oro, non metto in dubbio che non lo sia anche palla nera, con le statistiche tutte potenziate rispetto alla palla oro. Come potete vedere, la colonna di sinistra identifica il giocatore in palla oro, quella di destra con l'aumento a carta potenziata. Mediano mi interesserebbe molto, come Salvio e Rafa Silva, che già possiedo, non farei altro che diciamo, lo porterei ad allenare, ad aumentare quello che già possiedo. Ok, anche il Porto è molto interessante, andremo a vedere anche lo Sporting, elenco bersagli. E qui troviamo Dost, che non vi nascondo, non mi dispiacerebbe. Acuña già lo possiedo, però qui c'è un'alta percentuale, ovvero un 50% di portarci a casa anche la palla a oro. Perciò oggi questi non li andrò a girare, o perlomeno vedo se fare un giro meno alla fine del video. Ok ragazzuoli, poi entriamo in quello che è sicuramente quello più atteso, ovvero il Player of the Week settimanale, con tanti tanti giocatori che mi piacerebbe veramente avere, ovvero Suarez con 8 livelli di crescita, si troverebbe già a 94, potrebbe andare potenzialmente a diventare la punta più forte del gioco, con 2 livelli di crescita arriverebbe a 96, a pari a Ronaldo, a pari a Gabriel Jesus che io già ho potenziato, un Cavani che non mi dispiacerebbe proprio per niente, e il signor De Gea con quasi tutto al massimo, anche lui potenzialmente potrebbe diventare il portiere più forte del gioco. Ricordiamo che del Paris Saint Germain troviamo anche Draxler, perciò se andiamo in Francia abbiamo Cavani, Draxler, Marquinhos, Da Silva che è qui, è esatto, del Rennes, poi se non sbaglio abbiamo anche De Line e Pepe. Perciò se andiamo in Spagna potrebbe essere Sergi Roberto, Suarez o Iñaki Williams, e non vi nascondo che qui Suarez sarebbe uno dei miei preferiti, ci farei tanto tanto la voglia. Ragazzuoli, non ci resta che girarli, come potete vedere tutti potenziati, tutti molto più forti della carta normale. Ragazzuoli, io direi di partire come al solito con un giro e vedere quello che ci può cascare, partendo dal Porto che abbiamo un 100% di palla nera. Andiamo a girare. Tanto mi accendo la sigarettina diritto. Ok, andiamo in Portogallo. Palla nera, chiaramente. È tutto un full 100% nera sul Porto. E troviamo il signor Felipe. Non mi ricordo se ce l'ho già, eh. Sinceramente non mi ricordo. Pertanto Felipe, benissimo. Tra l'altro lo troviamo in lettera A. Tanta tanta roba Felipe, tanta tanta roba, perfetto. Vedremo successivamente se già esiste nel mio MyClub, non me lo ricordo, ma penso di sì. Ok, andiamo avanti. Io direi di fare un giro anche sul Benfica. Giriamo. Vediamo del Benfica, qui ricordiamo la possibilità che esca oro c'è.
perciò non è come il Porto che è tutto 100%, ma peschiamo nero. Chi è, signori? Col numero 10, Jonas. Non vi nascondo che era uno di quelli che volevo e sono contento. Ma questo Nathan Tu mi ha veramente stracciato. Io direi che metto in pausa un attimo per controllare queste notifiche perché mi hanno un po' stancato. Scusate un attimo, ragazzi. Okay. Scusate, riprendiamo da Jonas. Ottima, ottima pescata, davvero contento. Proseguiamo. Perfetto, inseriamo anche Jonas con un bel aumento, lo troviamo in lettera C. Questo sicuramente lo andrò a provare. I livelli sono 12 di crescita, perciò veramente può arrivare a 92 come SP, anche se ho giocatori più forti. Jonas davvero lo proveremo. Proveremo il signor Jonas. Ok, andiamo a inserirlo negli membri del club. E signori, entriamo in quello che è il Player of the Week e speriamo veramente di toglierci delle soddisfazioni. Ricordo che settimana scorsa non mi è andata benissimissimissimo. Si va in Francia, palla grigia, Delaney. No, veramente che tristezza. Ok, inseriamo anche lui un po' con la smorfia nel club, diciamo che non sto neanche a vederlo perché finirà come allenatore sicuramente. Torniamo su nel Porto, andiamo a girare molto velocemente, speriamo in una bella pescata. Chi è? Signore, non ci sto credendo. Bellissimo! Alex Telles! Ottimo! Ottimo! Grande! Grande! Quello che volevo del Porto! Oh, bellissima sta pescata! Forse veramente il terzino sinistro più forte del gioco. Più forte del gioco, ne ho sentito parlare davvero davvero bene di Alex Telles. Ragazzi, forma fisica 7, lettera B, tanta roba. Vi ricordo che a sinistra avevo preso Robertson del Liverpool, ma Telles veramente lo userò parecchio. Non mi ricordo la carta a disposizione, terzino offensivo in stile di gioco, però tantissime abilità. Tiro da lontano, tiro a scendere, tiro di prima, cross calibrato, serpentina, treni in corsa, esperto palle lunghe, cross dalla tre quarti, dai! Vai con Alex Telles. Benissimo, io direi di dare un colpetto anche nel Benfica. Si va sempre in Portogallo, chiaramente. Palla nera di nuovo. Speriamo che non sia ripetuto, non mi sembra dal numero del pantaloncino. Rafa Silva! Anche qui arriva una carta che già possiedo e questo diventerà allenatore di quello che già ho. Ottima pescata anche Rafa Silva. Veramente, guardate, velocità, potenza dirompente. Le statistiche sono un po' poche, però il giocatore è interessante. Lo troviamo in lettera C. Oggi fra notifiche di parti e di giochi che si aggiornano ne abbiamo, insomma, non ci mancano. Ok, andiamo sul Player of the Week e stavolta me la devi dare valida. Non voglio una palla argento. Si va in Francia di nuovo, palla oro, è Pepe, insomma, via, io speravo dal Player of the Week di tirar via qualcosa di interessante, invece mi sta deludendo come la volta scorsa. Ok, ragazzuoli, si ritorna su nel Porto, ultimo giro,
palla nera, chiaramente sono al 100% nera. E qui chi è? Ottavio. Enonio? No, vabbè, dai. CLS, questo comunque ha tanti livelli di crescita, eh? Questo ha tanti livelli di crescita. 22 livelli, come CLS può diventare una carta interessante, eh? Vedremo, vedremo. Ultimamente non sto usando tantissimo, diciamo in classificata, il modulo col CLS. Però Ottavio è una carta comunque interessante. Ok, torniamo nei Player of the Week. Io direi di fare un ultimo giretto qui nel Benfica. Chiaramente in Portogallo. Palla nera di nuovo col 27. Rafa Silva di nuovo. Ne ho tre, ragazzi. Ne ho tre. Forse riesco a portarlo a livello massimo, eh? Forse riesco a portarlo a livello massimo. Ok, ragazzuoli. Boh, Rafa Silva l'abbiamo preso, era quello che volevo. Ora faremo un giro in quello che sono l'ultimo giro, in quello che sono i Player of the Week. Qui mi auguro in una palla nera che arrivi finalmente. Si va in Francia, dammi Cavani almeno. Palla nera, chi è? No, è Marquinhos. È Marquinhos. Va. Beh, comunque un difensore, oggi proprio è la giornata giusta, insomma, di notifiche ne sono arrivate miliardi. Ok. Marquinhos non è per niente male. Marquinhos non è per niente male. C'ho la gatta che inizia a rompere le scatole. Ok, lettera A Marquinhos, non male. Beh, diciamo che mi poteva andare meglio, mi poteva andare meglio. Come ho detto, facciamo un giro anche sullo Sporting, vediamo se mi salta fuori almeno Dost, che mi sarebbe piaciuto provarlo potenziato. Speriamo che sia nera. Nel Player of the Week male, Suarez, Cavani non vogliono venire nel mio club. Qui è nera, vediamo chi è. Oh, Nani, sette nani, benissimo. Beh, questo non vi nascondo che l'ho usato, perché mi è sempre capitato all'inizio dei vari My Club, e non è un giocatore malvagio, Troviamo un po' basso di velocità, tanta potenza di tiro, insomma un giocatore che andremo a provare in lettera C. Vedremo il signor Nani. Ragazzuoli, diciamo che siamo arrivati alla fine. Non girerò il Magic Moment perché sto cercando di tenere i GP per un eventuale pool di altre leggende. Io direi che per quest'oggi il video può terminare qui. Vi invito a condividerlo, a lasciare un like se il video vi è piaciuto. Saluto tutti i ragazzi del gruppo WhatsApp. Saluto tutti gli iscritti. Ragazzuoli, ci si vede in un prossimo video. Bella a tutti da Gav Gamer, bella a tutti. Take our bodies higher.